Vienna Mir Pro è un riverbero a convoluzione con risposte di impulso multiple. Lo puoi aprire come plugin nella tua DAW o in Vienna Ensemble e in Vienna Ensemble Pro. Ma non è solo un riverbero a convoluzione. Da quando uso Mir Pro io non ne faccio più a meno. Vediamo più da vicino le sue potenzialità. L'unica differenza tra Mir Pro e Mir Pro 24 è che la versione Mir Pro 24 può utilizzare fino ad un massimo di 24 strumenti, ensemble e tracce audio. Da Mir Pro 24 a Mir Pro è previsto un piano di upgrade. Mir Pro combina specifici profili di frequenza direzionali con le informazioni riflettenti di ogni strumento. È multifonte, multidirezionale, multiposizionale e multiformato. Una volta aperto come plugin nella DAW, ogni altra volta che lo si aprirà in una traccia Instruments o traccia audio, comparirà l'icona Mir della traccia in Mir Pro. Questo anche in Vienna Ensemble e in Vienna Ensemble Pro. Ora puoi scegliere un ambiente tra quelli che hai acquistato. Ogni room pack può contenere da uno a più ambienti campionati. Per i dettagli sulle room pack puoi andare sul sito web wsl.co.at e scegliere la room pack che preferisci. Da qui puoi ascoltare l'anteprima del riverbero. Puoi leggere alcune informazioni riguardo all'ambiente campionato e, prima di confermare, puoi anche scegliere di modificare il tempo di riverberazione, ma puoi anche cambiarlo in un qualsiasi altro momento. Come avrai capito, Mir Pro ha un'interfaccia utente molto intuitiva. È stato disegnato l'ambiente del riverbero in modo da poter posizionare l'icona Mir dove preferisci. Il motore di Mir Pro calcolerà, in base alla posizione dell'icona, la distanza dal microfono principale che vediamo qui. Attenzione però che se l'icona viene posizionata fuori dalla zona di campionamento, allora sarà come mettere in mute la traccia. Per vedere il perimetro in cui posizionare l'icona Mir, attiva Hotspots. Con il pulsante griglia puoi posizionare con più precisione le icone Mir. Il posizionamento lo puoi anche impostare scrivendo direttamente da qui l'asse X e Y. Con il pulsante Title possiamo nascondere il nome degli strumenti e con Follow verranno seguiti gli strumenti sul palco.
Un altro strumento molto utile è la modalità MIRIX. Attivando MIRIX, se hai acquistato uno di questi ambienti, puoi utilizzare i preset di fabbrica per posizionare automaticamente gli strumenti sul palco. Se in Vienna Ensemble e in Vienna Ensemble Pro attivi i pulsanti MIR e MIRIX, gli strumenti saranno inseriti e posizionati automaticamente in MIR Pro. Dalla finestra di MIRIX puoi decidere se lo strumento inserito userà le impostazioni di default o se disattivare quella che non ti interessa. Questo strumento permette di arrivare ad un punto di partenza in tempi molto rapidi. I preset MIRIX personalizzati sono disponibili per la maggior parte degli strumenti di Vienna. Inoltre ci sono profili specifici per scopi generali, per ensemble di terze parti, strumenti solisti e qualsiasi altro tipo di sorgente del segnale. I preset MIRIX sono composti da diversi livelli e aspetti: impostazioni relative al luogo, impostazioni relative allo strumento e opzioni e funzionalità della modalità MIRIX globale. Sulla destra abbiamo il pannello con tutti i controlli che possiamo utilizzare per ogni singolo strumento. Dall'alto puoi scegliere i vari tipi di filtri che puoi applicare. I presets in modalità MIRIX impostano anche il volume naturale. Significa che il fader verrà posizionato automaticamente per avere una risposta naturale sul segnale dello strumento. Il volume naturale lo puoi utilizzare per tutti gli strumenti in tutte le room pack. Se vuoi cambiare qualsiasi impostazione di default, lo puoi fare. In questo caso, la X al centro dell'icona scomparirà per informarti che hai modificato le impostazioni di default. Se vuoi ritornare con le impostazioni di default, puoi aprire la finestra di MIRIX Mode e premere il pulsante Applica. Per ogni strumento hai a disposizione una serie di caratteri che puoi scegliere. I caratteri li uso tantissimo. Mi permettono di ottenere un colore, diciamo così, sul suono dello strumento senza bisogno di aprire un equalizzatore nella maggior parte dei casi. I pulsanti qui sotto offrono la possibilità di nascondere l'icona, utile per i progetti con molti strumenti, mettere in mute lo strumento oppure in solo.
Ora, la direzione, la larghezza, cioè lo spazio che occuperà l'icona sul palco, e la percentuale di riverbero o suono non riverberato li puoi modificare da qui, oppure direttamente dall'icona Mir. L'icona Mir la puoi mettere come preferisci sul palco, non per forza come se fosse un vero musicista che guarda il direttore d'orchestra. Mir Pro calcolerà anche questo aspetto, restituendoti una risposta differente sul suono. Proseguendo in senso verticale, l'equalizzazione della stanza fa riferimento all'equalizzatore che vedi qui in basso. Puoi equalizzare il riverbero dell'ambiente per ogni singola icona Mir. Hai a disposizione diversi filtri e quando avrai finito di equalizzare il riverbero dell'ambiente, puoi salvare la singola equalizzazione o l'intero gruppo delle equalizzazioni per tutti gli strumenti che hai modificato, fino a 32 banchi di memoria. Con i pulsanti Dry Solo e Wet Solo puoi scegliere di ascoltare con o senza riverbero. La posizione dei microfoni può essere modificata in vari modi. Inoltre, una microfonatura secondaria può essere attivata o disattivata e anche in questo caso hai la possibilità di cambiare la posizione. La microfonatura secondaria ha un proprio volume. Ma la peculiarità che Mir Pro ti offre è la possibilità di personalizzare i microfoni e salvare il tuo preset. Ovviamente puoi personalizzare anche la microfonatura principale o creare una microfonatura personalizzata. Un'altra peculiarità di Mir Pro è il room tone. È un rumore di fondo che puoi attivare se vuoi dare un dettaglio di naturalezza in più. Questo fruscio è il reale tono dell'ambiente campionato. Ma non è finita qui. Miracore è un plugin di riverbero algoritmico dedicato, costruito su misura per addolcire ulteriormente i risultati ottenuti con l'utilizzo delle risposte d'impulso multiple. Lo troverai nel menu dei plugin nella tua DAW. Infine, puoi anche controllare moltissime funzioni in tempo reale con i parametri o un control change a tua scelta. Forse un'altra domanda che ti stai facendo è: posso utilizzare anche le librerie dedicate al Synchron Player in Mir Pro? Certo, puoi utilizzare tutte le librerie dedicate al Synchron Player, ricordati però di utilizzare solo il microfono close e disattivare il riverbero dedicato al Synchron Player. Se utilizzi la Room Pack Synchron Stage, puoi anche utilizzare le librerie per Vienna Instruments in Mir Pro e le librerie Synchron, puoi decidere se utilizzarle dentro o fuori Mir Pro. Se le metti dentro, come dicevo, usa solo il microfono close e disattiva il riverbero.
Se utilizzi librerie di altri sviluppatori in Amir Pro, scegli sempre il microfono Close. Ti avevo detto che Amir Pro non era solo un riverbero a convoluzione. L'attenzione per ogni dettaglio che gli sviluppatori hanno messo per realizzare Amir Pro è davvero maniacale. Amir Pro ha un'enorme potenzialità che contribuirà a facilitare il lavoro per ogni tuo mix. Come ti dicevo, io non ne faccio più a meno. Il mio flusso di lavoro si è notevolmente velocizzato, ottenendo un risultato sulla qualità delle mie virtualizzazioni nettamente superiore. Tutto questo grazie a Amir Pro. Infine, Amir Pro puoi configurarlo e utilizzarlo come meglio preferisci. Per qualsiasi approfondimento vai sul sito wsl.co.at oppure scrivi al team WSL e saranno sempre disponibili a risponderti per qualsiasi domanda.